dopo viaggio. Ma tu lo sai che noi ci chiamano le gemelle Gesle di Catania? Tete un pezzo, tete un pezzo. Allora, guarda, parlate di cose serie, sì. Piuttosto. Sì. Finalmente i nostri mariti, Signeno, Pasteno, sì. Sì, sì, stavano una pace in poco di periodo, sì, sì, però sì. Questa è la volta buona che magari noi andiamo a spalumare, sì, per sì. Andare in un viaggio. Oh. Dice tutto cosa. Piuttosto ci telefonaste a sta agenzia? Sì, sì, c'è tutto, sai, io qui internet, computer, non è che sono in pratica. E c'è il giro, ce l'ha scritto. Sì. E sei stanco, e sei stressato, ti vuoi rilassare, e ti vuoi il riposo eterno? Bravo. E vieni da noi. E come si chiama sta agenzia? Ultimo viaggio. Ultimo viaggio. Ci telefono io. Ma certo, no, c'è l'ultimo viaggio. Dopo non schifiamo anche lì la stessa. Sì, 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 ultimo viaggio. Che possiamo conoscere ancora. Sì, sì, avanti, sì. E dimmi una cosa, e c'è mai dicevo? No, vedi, io mi risvegno fino alla casa. Come vedi? Ma quando mai che lo viaggio ha venuto prima alla casa che dell'agenzia? Chissà, ci dice che mi ha picchiato in misura. Ma che mi sono picchiato? Sì, mi disse, signore e signorina, io picchiavo in misura. Chiamavo signorina. E all'anagrafe. E... certo, i musuri dei valigi si fanno trasere dentro. Bravo, dove i musuri dei vestiti della cappatoia. Che fai, telefonaci sì. E vi ricapiamo su a un nutene che è cauro cauro. Grande, del palomino. Maci, voglio maci, forse da avremo un piccolo, un figlio, non è da figlia, un figlio. Maci, ma io ho detto che l'aria pare che monti in vacanza. Chi? Ma chi? Buonasera. Buonasera. Tiberio. Sì. Tabuto. Ah. Tiberio. Tabuto. Sì. Mi aspettavate, l'agenzia... ultimo viaggio. Ah, io sì, sì. Ma e per i mariti? No, no, non li aveva sentito. No, sono partiti insieme perché hanno fatto tutto quello. La nostra agenzia se ne ha aiutato. Quindi è per loro? Beh, no, sì, per noi. No. Brave! E bene sempre pensarci in tempo. Oh, io ricordo, ma che ci pensai più? No, io meno male, ora ci posso fare questa viaggio, va, va. Si accomodi, intanto, un omaggio della ditta. Sì. I garofani erano finiti, prego. Sì. Ma fanno un feto, sono finito. No, io è finto. Signora, è un fiore che non marcisce. Ah, è sempre, ma sempre, sempre fischio, sempre fischio. E come andiamo, ci noccio sempre fischio, sempre. Sì, il grigio. Allora. Ascolti, noi dobbiamo fare un viaggio che ci dobbiamo rilasciare. Sì, sì, sì. Sì. E poi dobbiamo essere quiete, tranquille e spensierate. Sì. Lei ci deve dare, come ci potessi dire io e Masoro, va, un angolo di paradiso. Signora, non è quello mio il compito. Sì. Noi ci occuperemo al possibile e al meglio. Senta, la vogliamo un chissaccio, è un posto, devi cercare un posto vicino al mare, sì. Che alla sera noi, la brezza marina ci deve tutta accarezzare. Sì, sì, è bello che tutta la frescura ci deve accanare. Sì. State tranquille, da sì. Dove vi affacciate, vedrete azzurro. Bello, bello. Mi ha piaciuto e poi la tua mi stava. Sì, senta una cosa, però mi raccomando la camera. A camera di essere caura, cara, calda. Una molto camera calda? Sì, sì. Caldissima? Sì. Camera ardente. Ecco, brava, ardente, ardente. Ma non pare più così. Insomma. Sì. E senta un'altra cosa. Dica. No, aspetta, fammi ma la volete full optional? Nel senso, volete includiamo una bella cremazione? Aspettate. Sì. Full, che come disse full optional. La cremazione. Sì, a mezza pensione. Lei deve fare una camera completa. Pensione completa, pensione completa. Guardate, pensione ho la completa. Soluzione perfetta per voi. Maggi. Vi offrirei una sistemazione in mogano e radica di noce con due maniglioni in ottone bello. E interni di seta damascata. Chi è sta radica? No, meglio tu. Allora, senti, siccome... Ma chi è sta radica di noce? Allora, la radica di noce è che sicuramente li stanno sistemando di qualche bungalofi, di qualche chalet. Ah, è tipo quando c'è un pacchio. Sì, tutto di seta, e ci sono ogni maniglione e tanto, in ottone, che tutto ci può appezzare. Bello, sono appizzi, bravo. Si può appezzare. Sì, sì, mi piace, mi piace. Come deve essere la camera? Però mi raccomando, luminosa. Sì, luce, luce.
luce, luce. Notte gionno, notte gionno. Luce perpetua. Allora, ci uccise per non sciaffottere a nulla. Ora, sì. La nostra agenzia è leader nel settore, noi vendiamo un pacchetto assolutamente completo. Infatti pensavamo, desiderate anche l'assistenza? Cioè, vi domanderete, cos'è l'assistenza? Semplice. Una volta al mese i nostri volontari assolutamente giovani verranno lì, vi porteranno fiori freschi, una bella pulita, fuliggini e vi puliranno anche la foto. Chi è sta fuliggini? I filini, ne devo per fulini e tesoro! Buono! La mia prego un bello giorno, no, no, buono, ma chi? Ma poi scusi, quando vengono, quando? No, 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 una volta al mese. No, no. No, io oggi che ci sono tutti i figli, voglio essere nuovi felici. Aspetta, no, quelle che stava là. No, no, io tutti i figli, anzi ci ho scrivisse tutti i figli, e se possibile magari mattina sì. Io a Gattina voglio mangiare che sera al lume di candela. Sì, al lume di candela. Tutti i giorni. Tutti i giorni. Insomma, mi però spattuti, che... spattuti, vicini, ma spattuti perché lei può avere le sue incognate. Certo. E io le mie incognate. Ma signora, no, è normale che sono divisi, io ancora all'età Castello non ne hai visto mai. No, no, poi le incognature, io ho più incognature. Te l'hai detto in è tutta abbinata, capito? Ora, capito? Sì. Ma una domanda. Sì, sì. L'avete detto a qualcuno? Aspettate gente? No. L'ha detto a qualcuno? Non l'ha detto a nulla, ma come sono? Quindi ci occupiamo noi delle affissioni? Ah? I manifesti, le affissioni? No, non hanno voluto manifesti. Ma fare i manifesti? Ma fare i manifesti? Ammazzare sì, sì, no. Una volta che ne scemo a sapere buona la so agenzia sbagliata senta ci può mettere una bella fotografia certo ma il tanta voglio ma il manifesto quanto è tanto mi sbagliano tanta bella lei ma picchia tutto ora tutto ma tutto ma solo magari tanta a casa scusate nei manifestini che verranno messi per tutto il paese cosa farò scrivere devi scrivere finalmente libere sì. E mi scendo dalla scoccia. Dalla sì, finalmente hanno svolazzato. Ma sono tanto c'è cortesia. Mi scappando. Per il paese. Sì. Mi pare che. Assai, tutto il paese ti ha pensato. Una cosa, il mezzo di trasporto. Come volete andare? Alla sono. La macchina longa, longa, longa. Libera. Perché quando non usciamo da casa andiamo a fare un bar da otto fitta. Sì, però stamattina. Abbiamo solo auto lunghe. Nera, nera. Ma signora, solo nere. Però. Al limite, con l'autista. Però... Sì, ma che era l'autista? Però c'è un jazz, che saccio. Una volta. Ho sì, la soluzione che fa per lei. Sì, sì. Una bella carrozza bella. Con i cavalli. Ma carrozza! Pure i cavalli mi scaglia. No, ci arrivo a canale. No, carrozza, io voglio essere la principessa su Pitello. Io non ci arrivo mai a cavalli. Disgraziata. Che poi li chiamano la principessa Sissi e tu Sissi ma un cagliano sopra la cavalla non c'è c'è l'autista che trova un cognone e tu figlio per una volta allora credo io mi manca solo l'ultimo dato se gentilmente si può mettere vice prete si accomoda qui io? Sì sì a tutti all'aria no tutto l'ultimo dato in piedi magari io chi è? Chi sta è più larga da longa? Sì vero che vabbè chi ci piglio che mi sono detto beh, ah sì sì bene, io credo che non mi manchi nulla sai di chi? Di picchia le misure perché le fanno ciuare accappatoio con misura poi la mia sì. Un'ultima cosa sì. Vi aspetto in agenzia per saldare lei faccia in modo faccia conto che i soldi la già nella cassa da cassa va benissimo. Arrivederci, grazie. Mi dispiace. E grazie. Mi dispiace che il vostro viaggio sia di luce e di speranza. Sì, se ci vuole guarda te. Che significa? Bello, mi piace. Questo viaggio è perfetto. Data un pa! Data un basta, regateci a parire! Ma senti, pure come si dice delle unifilini! Tutto io sono contenta che me le unifilini perché si dice ambiente pulito, ambiente sano, ma carusciano ci azzicca la mano. Ui ricasse te arruasti una azzeccata la mano! Sì. Tu hai stato sempre scavardato! Sì, ma io ti avviso so! Sì. Su donne incinta! Su tu donne incinta! Vedi che io non tu addio sto coppo! Puoi dare sangue! Ma io ogni faccio che posso scogliere incinta! Forza,